racimolare una tal cifra di premio. Per te cosa sono 10.000? Dai! Per cosa ho in tasca secondo te? In tasca ho qualcosa che ti inchioderà. Ho l'obbligo di informarti che il musicista Maurilio Nobili non è quello che afferma che interessi a tenere delle galline dalle uova d'oro nel proprio locale. Non puoi capire che cosa mi ha detto quella specie di stupaltrina di mia sorella. Nino è riuscito a procurarmi la parte da protagonista nel nuovo film di Vittorio De Sica. Mi viene da ridere, la protagonista del prossimo film di De Sica, lei. Io potrei finalmente farmi conoscere. Non sa fare niente, non è capace di fare nulla, è stonata, non sa recitare. E andrà via da questo locale. E almeno non la vedo più, non la vedo. Due gallinelle dalle uova d'oro in perenne conflitto fra di loro. Separarmi finalmente dalla libera di mia sorella, ma non posso. Lei, quella specie di biscia schifosa che striscia! Lo sai che Nino ha sempre avuto delle simpatie per me, vero? Evidentemente ha saputo fare qualcosa che ha convinto il nostro carissimo Nino. Mi porterà personalmente a firmare il contratto solo se mi concederò a lui. E lei di quella sguardina schifosa che... Beh, comunque in qualche maniera qualcosa deve essere fatto. Sì, assolutamente, Nino la deve pagare per questo. Perché abbiamo dei consumatori. No, ma questo non toccate, no, Amalia. Amalia, sedete, non è importante questo. Melodia Oreste, faccio qualcosa. Oltre a tracce di sangue, Oreste, vedo anche della polvere bianca. La signora Amalia, non vi siete mai chiesto come ha fatto a attirare su questa attività? Lei permetteva che si spacciasse della droga in questo locale e il signor Salvalari la minacciava per questo motivo. Abbiamo degli spacciatori. Ma cosa c'entra questo? Il reparto dei carabinieri. Oreste, signora Amalia, dovrete pazientare. Amalia, sapete come vanno queste cose? Si può vincere e si può perdere. Ma lei al gioco perde sempre. A me non interessa nulla. Lei mi ha chiesto questi soldi in prestito. Beh, adesso me li deve dare. Ah. Altrimenti... Ditemi, amico. Perfetto. Avete altro da aggiungere? Io potrei dire molte cose. Nino aveva degli intralazzi. Ma che cosa vorreste insinuare con questo? Ah, niente, io dico soltanto che ciò che so. Che si esprima a questo pubblico, sull'idea che si è fatta. Ispettore, ma lei c'è là un altro?